Amici di Telemolise, di Viaggio in Molise, benvenuti a questa nuova puntata. Oggi il nostro viaggio si ferma a Montorio nei Frentani in occasione della 27ª edizione di Noi Artisti di questa terra. In questa serata diversi sono stati i premi assegnati a personalità che si sono distinte nella nostra regione, quindi tutte personalità molisane. E un premio è stato assegnato anche al nostro Giuseppe Carriera, il premio giornalistico. Noi abbiamo seguito l'evento e per non perdere questa nuova puntata vi invitiamo a restare in nostra compagnia. Chiara Cavalieri, attrice molisana impegnata nel cinema, nella TV, in spot televisivi, questa sera premiata qui a Montorio nei Frentani. Ti aspettavi questo riconoscimento? Assolutamente no, infatti io sono emozionatissima, però dopo tanti anni che sto via dal Molise, perché dal 2000 io ormai vivo fuori, ritornare qui nella mia terra per me è soltanto un motivo di orgoglio e non posso che essere felice. Al cinema ti abbiamo visto anche nei Futurieri del regista molisano Simone D'Angelo, un'esperienza anche quella molto importante. Sì, perché ogni volta che comunque riesco a tornare, per me è una grande gioia, è fare appunto recitare in una storia che è prettamente molisana, perché parlava comunque di personaggi molisani, Gabriele Pepe, Cuoco. Diciamo che si riunisce tutto quello che voglio, la mia terra, la mia passione, il mio lavoro, tutto. Ecco, hai avuto modo di realizzare anche uno spot pubblicitario con la regia di Gabriele Salvatores, un'esperienza artistica che ti ha dato sicuramente tante emozioni, ma poi ha segnato anche una crescita professionale. Assolutamente sì, comunque trovarsi un premio Oscar davanti non è da tutti i giorni, quindi mi sono sentita, diciamo, privilegiata in quel momento. E, diciamo, come crescita artistica, sì, cioè tutto ci fa crescere. Ovviamente i tempi, diciamo, televisivi, cinematografici, gli spot sono molto, molto più veloci, diciamo, rispetto invece a un lavoro teatrale che richiede molto più tempo. Ecco, in pochi minuti si deve ovviamente mettere in campo l'espressività che in altri campi invece si ha più tempo, quindi anche se vogliamo anche più difficoltoso in questo senso. Sì, infatti premia lo studio che hai fatto prima, nel senso che arrivi là veloce, sì, è un altro tipo di linguaggio e come attrice tendo ad essere preparata in tutto, voglio essere preparata in tutto perché è giusto, uno continua a studiare sempre e comunque. Preparata a 360 gradi perché anche lettrice di audiolibri, insegnante di recitazione, quindi su più aspetti. Sì, appunto ci teniamo, diciamo, impegnati su tutti i fronti. Negli ultimi anni mi sono dedicata molto al teatro in carcere, perché faccio parte della compagnia Forte Apache Cinema Teatro, diretta dalla regista Valentina Esposito, con cui siamo in tournée anche quest'anno, riportiamo ben due spettacoli in scena. E questo quindi, diciamo, il teatro mi impegna molto del mio tempo, però è una cosa che il teatro è il mio primo amore, come dire.
Ecco, quindi in prospettiva tanti impegni, quali sono i progetti per il prossimo futuro? C'è qualcosa che interesserà anche il Molise? Il Molise non lo so, io cerco appunto sempre di tornare, saremo appunto in scena con due spettacoli, questo della compagnia Forte Pace Cinema Teatro, Famiglia e Destinazione Non Umana, sia a Roma, a Milano, in tournée in giro per l'Italia. A Roma proporrò una nuova drammaturgia della drammaturga Flavia Gallo, di cui leggerò un estratto stasera, non di questo spettacolo, di un altro, saremo in scena con questo spettacolo Le figlie del re, sempre l'anno prossimo a Roma, e c'è in procinto una serie che mi accingo a girare a settembre, di cui ancora non posso dire il titolo, poi ve lo dirò quando ho ancora un accordo di riservatezza, per cui poi quando posso dirò tutto. Perfetto, quindi diversi progetti in campo e ancora complimenti per questo premio. Grazie mille, ringrazio il direttore artistico e per me quando vedo un paese piccolo che invece ospita una manifestazione così bella, è bellissimo perché una città cambia e diventa comunità, e questa secondo me è la cosa più importante di queste manifestazioni. E come bella me mo son manuta, qui si sospira di manne di amato, aveva veni prima in so potuta, che le catene stevan catenate, che bella torre testo vaginata, che come se ci fosse una spezieria, per l'albero di pepe che c'è nata, adora le raviate la Turchia, ma voglia fanno canta in cima a sto collo, voglia far indrunare la valle, voglio cantare all'aria del viento, chi non mi vuol sentire, che non mi sente, tu porta a la pace mia lo viento, chi ama da lontano è vera amante. Giuseppe Moffa, la tua caratteristica artistica principale appunto è la capacità di rileggere la tradizione musicale molisana attraverso la canzone d'autore, con originalissimi virtuosismi che ti portano a destreggiarti abilmente tra chitarra e zampogna. Sì, diciamo, la particolarità di tutta la mia attività è legata alla musica tradizionale molisana che ripropongo ormai da 15 anni. Nel modo più libero possibile, un po' seguendo i canoni contemporanei. E sì, la zampogna è senz'altro uno degli strumenti che più caratterizzano tutta la mia musica, che non c'è da ricordare, insomma, che in Molise la zampogna ha avuto delle gran belle modifiche proprio organologiche nello strumento, che gli ha permesso insomma di affacciarsi al mondo contemporaneo, e quello che faccio è promuovere al massimo questi due aspetti. Ecco, la tua ricerca meticolosa sul campo diventa stimolo creativo e svela un cantautore, un artista in grado di attingere in modo molto originale a quelle che sono le radici tradizionali. Sì, senz'altro, diciamo che la musica tradizionale, che in qualche modo è la musica del passato, che racconta un mondo che non esiste più, ormai è tramontato per sempre, e lo faccio sia ricercando questi canti attraverso ricerche proprio sul campo, con i contadini, come o anche sui libri, come è successo per esempio con l'ultimo lavoro di disco dedicato a Eugenio Cirese. Abbiamo fatto una grande ricerca sui canti tradizionali che ormai sono ormai diciamo molto antichi, e cerco col cantautorato, con canzoni originali, di rifarmi a quel mondo, nello stesso tempo però proiettandolo in un qualcosa di contemporaneo che racconta questa terra e questi giorni. Ecco, protagonista di un'intensa attività di ricerca non solo di strumenti e melodie, ma anche, come hai anticipato, di illustri letterati come Eugenio Cirese. Sì, Eugenio Cirese è senz'altro il più grande autore della nostra regione, è stato amato addirittura da personaggi come Pierpaolo Pasolini, Eugenio Montale.
E nell'ultimo disco ho cercato di fondere in un unico ambiente sonoro tutta la sua produzione, sia poetica, autoriale che di come ricercatore. Ecco, questa sera premiato qui a Montorio nei Frentani, e ti aspettavi questo premio? Come sei contento? Insomma, c'è tanta comunque gioia nel ricevere questo riconoscimento. Certo, senz'altro. E poi i premi sono, non è il premio in sé, è da chi lo ricevi. Questa manifestazione la conosco da tanti anni, conosco gli organizzatori che sono persone fantastiche, e ricevere un premio da persone che stimi è senz'altro un qualcosa di molto gratificante.